Benvenuti innanzitutto da Marco Marini, Barbara Pinotti, e non siamo soli perché ci sono due amici con noi. Attenzione, perché prima bisogna dare i numeri, quelli giusti, vai, ci vuole una presentazione di quelle serie. Pensaci tu, vai. 130 dischi di platino, un disco di diamante, più di 1 miliardo di streaming, 10 milioni di copie vendute come produttori. Sono i Remida del pop italiano degli ultimi anni, Takagi e Ketra. Alessandro, ciao, ragazzi, eccoli lì. Finalmente li vediamo, ragazzi. Ciao, come state? Beh, ci gira un po' la testa dopo tutti i numeri che ha appena detto lei. Vabbè, ma ormai ci dovreste essere abituati, insomma, a questi numeri. A parte che a numeri del genere penso che non ci si abitui mai, nel senso che è sempre bello vedere cose di questo genere. È un grande successo che è più che meritato. Allora, Takagi e Ketra, beh, cominciamo col chiedervi un po' come è nata questa macchina da successo. Vi siete conosciuti? Come è nato il sodalizio artistico fra Takagi e Ketra? Stavi dicendo macchina da soldi, eh? No, mi immagino anche quello, ma insomma. Che poi non è vero, poi la gente pensa chissà quanti soldi abbiamo. No, in realtà noi è nata in maniera molto spontanea, e stando in studio, ci siamo trovati in studio tantissimi anni fa, circa 6-7 anni fa. E niente, in maniera molto spontanea, prima una conoscenza a livello personale, poi piano piano scambiandoci un po' di idee abbiamo cominciato a produrre le prime strumentali. È venuto fuori New Giorno Buono, che è stato il nostro primo successo insieme, col quale abbiamo vinto Sanremo Giovani, e da lì poi abbiamo continuato, non ci siamo più fermati, insomma. È stato in maniera molto naturale, come due amici che si incontrano per strada e poi restano amici per tutta la vita. Oh, qui si parla del settimo anno di collaborazione ufficialmente, nelle relazioni si parla a volte di crisi del settimo anno. Voi come siete messi? Litigate mai? Vi trovate in disaccordo a volte su qualcosa? Ma soprattutto, uno dei due è più testone dell'altro quando qualcosa non va? Allora, siamo testoni entrambi. E rispondendo alla prima, abbiamo già preparato le carte per il divorzio. non fatelo. Ma noi ci divertiamo tanto, e per noi, insomma, non è andare al lavoro, venire la mattina in studio, è proprio una cosa che sentiamo il bisogno di farla, e forse anche questo fa un po' la differenza, cioè non sentiamo lo sforzo dell'applicazione alla musica, anzi ringraziamo la musica per tutto quello che ci ha dato fino ad ora, insomma ci ha tirato fuori dalla periferia entrambi, e ci ha portato qua per metterci di giocare con il pop italiano, quindi siamo super contenti. Bello fare un lavoro e giocare contemporaneamente, che penso che sia una delle cose più belle. Anche noi lo possiamo, esatto, dire, perché facciamo un lavoro, insomma, che ci piace molto. Voi l'avete detto, insomma, lavorate tantissimo, siete spesso in studio, ogni vostra canzone nuova è frutto anche di molta ricerca, insomma, di nuove sonorità. Venere Marte, che è la canzone nuova, con questa canzone ci avete un pochino, diciamo così, spiazzato rispetto a quello che è stato un po' il passato, no, di Takagi e Ketra. Non so, una canzone molto diversa da Roma Bangkok, Amore Capoeira, Ciclone, poi insomma ce ne sarebbero tante, insomma, da citare. Cosa vi ha spinto a scrivere una ballata d'amore come questa e a sperimentare queste nuove atmosfere? Guarda, innanzitutto la voglia di non rifare la stessa cosa, e soprattutto di fare quello che la gente non si aspetta. Cioè, noi sentiamo che il progetto Takagi e Ketra non ha limiti, come non ce l'abbiamo noi quando ci mettiamo a produrre, a scrivere canzoni, quindi ci viene fuori un po' tutto lo spettro, no, delle possibilità. Questa volta giravamo intorno a una progressione che sentivamo molto ballatona internazionale 2000-2005, no? Quel periodo lì più o meno. E abbiamo scritto questa melodia e le parole sono venute fuori automatiche insieme a Federica Abbate e Cheope, e insomma subito abbiamo sentito, mentre la stavamo scrivendo, che cantata da Marco Mengoni, ovviamente, poteva volare tutto quel lavoro che stavamo facendo. Poi basta, abbiamo chiesto a Fra per aiutarci a sconvolgere un pochettino ancora di più la canzone, a dargli un tono ancora più urban, e lui ha avuto questo intervento fighissimo e il brano, niente, è uscito, e spero che vi piaccia. Ci piace, ma a proposito di collaborazioni, voi avete lavorato insieme a diversi artisti, ne citiamo alcuni: Fedez, Giusy Ferreri, J-Ax, Jovanotti, Tommaso Paradiso. Ce n'è uno in particolare con il quale non avete ancora lavorato, ma che rimane il vostro sogno nel cassetto?
Lo diciamo, dai, certo, l'abbiamo già detto mille volte, sperando che... anche perché in zona, magari in zona, penso di aver capito. Il nostro sogno sarebbe anche prenderci un caffè in studio con Vasco. Poi se nasce, poi se ci sarà una canzone, ben venga, però anche solo condividere qualche ora con Vasco, che per noi, diciamo, è io sono cresciuto con Vasco, anche lui è veramente un'icona proprio musicale, no? Il supremo. Quindi Vasco, dai, facciamo un caffettino. Dai, noi il messaggio l'abbiamo lanciato. Sì, dai, se ci sei, batti un colpo, un caffè, una birrettina, anche, cioè, qualsiasi cosa, però insomma, sai, ci si mette lì e magari da cosa nasce cosa, potrebbe essere, perché no? Nel testo del brano di questa canzone che fra un attimo ascolteremo, si legge: ci sono cose che una volta che le hai perse poi non tornano mai. C'è una cosa in particolare che vi fa paura perdere? No, un sacco. Sono tantissime cose. In questo momento sicuramente mi fa paura perdere la libertà, e spero che ritorni presto quella che avevamo prima. È comunque un periodo difficile dove noi adesso, secondo me, tante persone, soprattutto poi ti parlo per quanto ci riguarda, ci siamo resi conto che alla fine anche le cose più semplici sono quelle che poi ci mancano di più, no? Quindi il non poter uscire, non poter andare libero, comunque a vedere, a incontrare un amico, a scambiarti due chiacchiere con un amico, erano cose che prima tu non davi molta importanza, non davi priorità. In questo momento, secondo me, abbiamo capito che quelle cose lì sono molto importanti proprio nella vita di tutti i giorni, anche a livello psicologico, e quindi non vedo l'ora che ritorni tutto come prima. E quindi la paura di... è un po' anche questa, no? una paura di non poter ritornare alla normalità, che poi è quella che ci fa star bene. È una paura che condividiamo tutti, siamo d'accordo con voi. Però noi... siamo fiduciosi, siamo fiduciosi. Anche noi, e vi aspettiamo anche la prossima estate, quindi visto che siete lì in studio, mi raccomando, lavorate. Qualche anticipazione, niente, eh? Non spoiler. Però sono lì in studio che lavorano, secondo me. Quindi, secondo me, dai. Grazie, va bene, ragazzi. Vi aspettiamo al varco allora nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, va bene? Andata, grazie mille, ragazzi. Ciao. Sentite, buon lavoro, grazie per questa splendida canzone che adesso ascoltiamo. Ci risentiamo presto.